Vittime del salvamanche in protesta nel paese di Laterina, dove abita la famiglia Boschi. Il corteo è partito dal parcheggio dello stadio dell'Arno Laterina per salire su nella parte alta, nella piazza del paese. Ma il momento clou, a metà strada, quando il corteo ha deviato verso casa della famiglia Boschi, dove le forze dell'ordine dopo qualche minuto hanno respinto il corteo. Io ho comprato 60.000 euro di quella banca, vuota, vuota era quella banca, grazie a questi signori, per bene, sono per bene loro, io no. Questi vedono solo che il denaro. Solo che il denaro, hanno solo quel miraggio lì, si devono vergognare. Dopo Rignano siete venuti anche a Laterina, perché? Perché è il paese della signorina, o signora Boschi, come la vogliamo chiamare, che anche lei ha fatto il decreto di notte per aiutarci a metterci in ginocchio. Ce l'hanno derubati, ce l'hanno tolti, ma cosa vogliono da noi altro? Non vi fermerete qui? Mai, fino alla morte. Finché quel giorno non ci ridanno i nostri soldi. A Rignano ci abita i Renzi e qui a Laterina c'è i Boschi. Abbiamo voluto venire a visitare i paesi dove risiedono e dove sono nati. Chi è stato fregato di 100 euro è giusto che riabba i suoi 100 euro. Che vuol dire un arbitrato per poter riavere i suoi soldi? In questo caso hanno fatto solo un arbitro dalla parte del governo e basta, perché dalla parte del cittadino e del riavere i soldi non c'è nessun arbitro, ma decidono solo loro. Oggi non c'era una bara, ma c'era un giudice, uno dei risparmiatori si è vestito da giudice e tutto il popolo delle vittime della salvabanche è diventata la giuria popolare che ha decretato i suoi colpevoli. Oggi 28 febbraio 2016, in qualità di giudice dei risparmiatori azzerati dal governo, nella piazza principale di Laterina, sentenzio che, secondo voi, la signorina Maria Elena Boschi è colpevole di conflitto di interessi nel confronto di tutto il popolo italiano? Vi è arrivato anche un documento specifico in questi giorni, proprio perché l'associazione è riconosciuta come punto di riferimento? Sì, la nostra associazione è ritenuta come punto di appoggio appunto per tutti i truffati in questa vicenda delle quattro banche e quindi tiene alta l'attenzione anche per altre persone che vogliono fornirci del materiale interessante. A noi ci è arrivato una settimana fa un documento interno di Banca Etruria e questo signore appunto ci dice: guardate che il personale della banca, forse non lo sportellista, ma sapeva della pericolosità di questi titoli e ci ha fatto avere un dossier che accompagna l'emissione di uno di questi titoli azzerati, che parla bene di questo titolo menzionando anche la pericolosità. Però noi, almeno le cose che abbiamo raccolto, noi abbiamo firmato un rischio medio-basso, non c'è scritto così in questo dossier che ci è arrivato.